Cloud Champions di Andrea Saltarelli. Bene, benvenute e benvenuti, prima puntata 2024 di Cloud Champions. Era il momento di riprendere col nostro podcast del Network Improve dedicato a tutto ciò che è cloud computing e alle persone che fanno il cloud computing. Io, come al solito, ricordo a tutte e tutti che ci trovate sia live, se vi interessa, sia su tutti i maggiori provider di podcast cercando Cloud Champions. Quindi la live permette di fare domande agli ospiti, quindi sentitevi liberi di porre domande tramite la chat per chi ci segue online, e noi, man mano che la conversazione lo permette, le guarderemo e cercheremo di rispondere, di rendere parte della conversazione. Più in generale, vi ricordo di sottoscrivere il nostro canale Telegram, che trovate come Improve Tech su Telegram, oppure, se vi interessa puntualmente Cloud Champions, ovviamente cercate direttamente Cloud Champions su Telegram, oppure Improve con due O punto tech sul sito, dove trovate tutto il materiale, le puntate precedenti, i video dei nostri eventi. Registriamo questa puntata il 24 gennaio, settimana prossima, il 30, abbiamo un evento su AI, e ricordo a tutte e tutti che il 27 marzo abbiamo il Web Day. Quindi l'idea è: rimanete in contatto, rimaniamo in contatto, e commentate nei commenti al video o del podcast, spargete la voce, aiutateci a portare le nostre storie, i nostri eventi sempre un pochino più in là per fare community. E a proposito di community, finalmente diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, che è Marco. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti. Un grazie prima di tutto ad Andrea, che mi ha chiesto di partecipare a questo evento, e ho accettato volentieri, insomma, con grande entusiasmo. Mi ha parlato di questo spazio, ho visto i precedenti interventi, altre puntate, eccetera, quindi ho raccolto il suo invito davvero con molto molto entusiasmo. Grazie ancora. Allora, Marco, diciamo che il tuo titolo, il tuo job title ti precede, quindi CEO di Aruba, però prima di capire, arriviamoci a dove sei adesso e quello che fai adesso, direi partiamo da raccontare un pochino la tua storia, quella che ti fa atterrare sul cloud. Io devo ancora capire se uno sul cloud ci atterra o decolla verso, un giorno lo capirò. Nel frattempo raccontaci un pochino di te. Ok, sì, allora io sono un appassionato di tecnologia fin da quando ero ragazzo, insomma, fin dai tempi del Commodore 64, del Basic, e poi ho continuato a coltivare questa passione durante gli studi delle scuole superiori, e per questo motivo poi mi sono iscritto al Politecnico di Torino, Facoltà di Ingegneria Informatica. E diciamo, da subito il mio grande interesse è stato sulle architetture software, sui sistemi, allora si chiamavano sistemi distribuiti, e sulla sicurezza, cyber security, data security, eccetera eccetera. E quando ho iniziato a lavorare, la maggior parte della mia carriera lavorativa precedente ad Aruba è stata in una software factory, in un'azienda, una piccola azienda di sviluppo software e system integration, e da subito mi sono occupato di tutti quei servizi che abilitano, una volta si chiamava digital transformation, no? Oggi si chiamano trust services perché c'è un regolamento europeo, l'EIDAS, che
che regolamenta tutti questi servizi fiduciari, tradotto in italiano, ma prima, cioè, questi servizi esistono da molto più tempo, esiste un regolamento europeo dal 1999, l'Italia è stata, diciamo, sempre all'avanguardia su tematiche come firme elettroniche, firme digitali, dematerializzazione dei documenti, gestione della conservazione a lungo termine delle memorie digitali, eccetera, eccetera. E io ho lavorato, cioè ho dedicato gran parte della mia vita lavorativa a queste tecnologie e poi allo sviluppo di sistemi, all'epoca ripeto si chiamavano distribuiti, dalle classiche applicazioni a tre livelli, quando con l'avvento insomma delle web app, delle tecnologie web, in questa piccola software house, ripeto, dove si realizzavano delle soluzioni, le soluzioni a quei tempi venivano installate presso il cliente finale, no? Cioè, non c'era il cloud o stava nascendo il cloud, c'erano i data center, neanche i data center, i CED delle aziende, no? Quindi chi sviluppava soluzioni per il cliente finale alla fine andava ad installarle presso il cliente finale, nei loro CED si facevano queste installazioni fuori orario lavorativo, in giorni magari festivi, si andava lì col proprio kit di installazione, si consegnava la documentazione, non si toccavano naturalmente i sistemi del cliente, si davano istruzioni operative ai loro sistemisti. E guarda quell'ottica, quindi l'ottica all'epoca le infrastrutture erano proprietarie, e poi guardo dal punto di vista di chi sviluppavano. Per sviluppare servivano degli ambienti, gli ambienti venivano creati in piccole sale macchine all'interno delle organizzazioni, avevamo i nostri server, il nostro ferro, poi con l'avvento della virtualizzazione avevamo le nostre macchine virtuali in cui creavamo i nostri ambienti di sviluppo, ma poi tutto diciamo la ricchezza dell'azienda era il software che uno produceva, quindi il codice sorgente e anche quegli ambienti lì, perché non riuscire a ricrearli voleva dire perdere magari due o tre giornate lavorative che erano di fatto impattantissime per il business, no? E quindi con l'avvento del cloud cosa succede? No? Molti guardano l'avvento del cloud dal punto di vista di chi gestisce un'infrastruttura, chi doveva farsi carico dell'infrastruttura, dei server, poi di alimentare questi server, raffreddarli, eccetera, eccetera. Quindi passaggio da infrastruttura proprietaria a cloud. Io l'ho vissuta inizialmente dal punto di vista, no, dello sviluppatore del sistema integrato. Quindi cosa ha portato il cloud di vantaggi fondamentalmente? Da un lato creare in maniera rapida ambienti di sviluppo, pipeline di sviluppo, no? Perché via via si affacciano sul mondo dello sviluppo metodologie DevOps, continuous integration, continuous delivery, servono gli ambienti. E quindi cloud voleva dire poter creare ambienti di sviluppo, pipeline di sviluppo in maniera rapida con costi ridotti. E l'altro grosso impatto che vedo io, sempre per chi sviluppa software, è cambiare la propria offerta, no? Da un software che uno installa in casa degli altri, iniziare a dire posso pensare di offrire questo software as a service, posso pensare di dire non ti installo più in casa tua il software ma ti offro un servizio. Chiaro che garantire, no, tutta la parte di infrastruttura, di service level agreement, eccetera, eccetera, era impossibile per una piccola software house. Nel momento in cui è arrivato il cloud, invece è stato possibile, perché si arrivava dai clienti, da grosse organizzazioni, dicendo tutto quello che è infrastruttura fino, diciamo, al dato me lo garantisce un grosso cloud service provider, la parte, la componente applicativa te la garantisco io. E in quella situazione lì, era i primi anni del 2010, insomma 2011, stavamo selezionando cloud service provider e conoscevamo già Aruba per la parte di trust services, integravamo servizi a Aruba, quindi abbiamo visto l'offerta cloud
e abbiamo provato a creare i primi virtual data center fondamentalmente con il cloud di Aruba e iniziare a proporre software as a service, cioè andare anche magari da quelle organizzazioni che quei servizi complessi non li avrebbero mai acquistati o mantenuti in casa e dire ti do un servizio completamente gestito. Nel contempo naturalmente arriva il cloud, ma si modifica anche il modo di fare software, perché la prima tentazione che penso sia venuta a tutti quando è arrivato il cloud è prendo il software così com'è, monolitico, lift and shift. Ma è anche sul cloud, diciamo, la base delle modalità di cloud transformation date dal Gartner, il lift and shift, quindi... Sì, è la prima alternativa, naturalmente quella più rapida. Dopo però, e naturalmente c'era all'epoca una scarsa conoscenza delle possibilità del cloud, no? Si vedeva l'infrastruttura come servizio, la possibilità di creare una infrastruttura virtuale, un data center virtuale a basso costo, e dopo via via che l'offerta del cloud andava avanti e si capivano le potenzialità, si è iniziato a trasformare i propri applicativi, no? A dire ma se il cloud, tanto cloud ha delle caratteristiche particolari per cui eseguire, spostare in cloud alcune tipologie di applicazioni potrebbe addirittura essere controproducente, ma poi non se ne sfruttano davvero tutte le potenzialità. E quindi in quell'epoca si era iniziato a trasformare le applicazioni che erano già applicazioni magari che si chiamavano service oriented e si sono trasformate in via via applicazioni che sfruttano un paradigma più cloud native. Guarda che su questa potrei diventare polemico, però trovo, per chi avendolo vissuto tutto il periodo delle service oriented architectures ed application, quindi tutta la parte di SOAP e delle specifiche SOAP, tutta roba buttata via perché a un certo punto REST e JSON, e poi noto che ci mettiamo a creare JSON schema e tutte quelle cose lì perché alla fin fine roba che facevamo con le SOA tutto sommato, cioè abbiamo, per buttare via XML abbiamo buttato via anche tantissimo del buono, le transazioni distribuite per esempio WS Transaction che comunque le SOA ci avevano portato, quindi mi hai, fossi più giovane ti direi mi hai sbloccato un ricordo. Ho già toccato un nervo scoperto, no? Che capito benissimo la tua osservazione, chiaro che non buttare via per buttare via, no, assolutamente, anzi in quegli anni lì davvero con i mezzi che c'erano a disposizione si creavano architetture che in alcuni casi erano molto molto robuste, ecco. Il fatto, cioè quello dove volevo portare la discussione, è che alle volte applicativi che sfruttano davvero il cloud hanno bisogno di essere pensati dal principio, certo, per il cloud, certo. Chiaro che non andare a inseguire l'ultima moda, tipo quando è arrivato il REST si pensava che nessuno dei servizi precedenti potesse funzionare, in realtà no, il SOAP ha funzionato per tanto tempo, poi la definizione del servizio, no, come veniva documentato verso il cliente finale eccetera eccetera, ha comunque un valore molto molto, vero, importante. Il WSDL era fantastico perché uno aveva gli schemi XSD e quindi l'esistenza dello schema SOAP ti permetteva di capire se il payload, l'envelope, ok, fosse già formalmente corretta o sbagliata, e male non era, e WSDL ti permetteva di fare una prima autodocumentazione e fare il discovery del servizio o addirittura i tool che ti costruivano il proxy. C'era tantissimo di interessante. Assolutamente.
Niente, in questo percorso poi a un certo punto nella mia carriera lavorativa si presenta Aruba, l'opportunità di lavorare per Aruba e dal mio punto di vista è davvero un'opportunità incredibile per i due aspetti. Non ho lavorato per tantissimi anni sui trust services e Aruba è uno dei principali attori europei sul mondo dei trust services, sul mondo degli delivery, quella che in Italia è la PEC, ma che in Europa è un sistema che sta nascendo con degli standard molto molto interessanti che abbiamo come azienda contribuito in maniera molto importante a creare, a integrare in certi casi, eccetera, è proprio leader europeo perché vabbè, intanto gli delivery italiani, leader in Europa, i nostri numeri non ce li ha nessuno in Europa e Aruba ha una fetta molto importante nel mercato. Quindi da una parte i trust services e dall'altra il cloud computing. Guarda, però su questa cosa E voglio quindi fare una precisazione per chi ci sta seguendo, perché trovo che non ci sia molta chiarezza e una consapevolezza relativa al tema che hai appena toccato. Cioè, per esempio, noi abbiamo uno standard di fatturazione elettronica da anni e da ancora più anni, diciamo, l'Unione Europea ci sta lavorando e ancora non l'abbiamo. Noi abbiamo la PEC in Italia da anni e non vorrei dire una stupidata, ma è tutto il discorso sulla REM ha iniziato ad emergere un pochino 2023. L'anno scorso, cioè quando tu guardi anche magazine online, si inizia a parlarne. E in questo mi sembra che come italiani ci spariamo tanto addosso, ma non riusciamo a vedere che ci sono fronti tipo questi, sui quali invece ci muoviamo con grande anticipo, facendo delle cose interessanti, magari anche degli errori, perché per dire è evidente che oggi trovarsi simultaneamente con lo SPID e la carta d'identità elettronica crea anche delle sovrapposizioni e andranno gestite. Va bene, ma questo è tipico di chi fa, magari anche in anticipo rispetto ad altri mercati e quindi senza poter acquisire esperienza, rubare l'esperienza di altri e noi invece pensiamo di essere sempre gli ultimi arrivati, l'ultima nota del ruota del carro. Invece proprio fatturazione elettronica e posta elettronica sono dei casi. sono dei casi di successo davvero incredibili che il nostro paese da anni, come dicevi tu, ha messo in piedi e gli altri non riescono perché altri paesi d'Europa stanno provando ad adottare ad esempio la fatturazione elettronica, ma continuano a rinviare e si rinvia non solo per proteste da parte anche noi un pochino, no? All'inizio di quando entrano in vigore nuove normative, nuovi obblighi, c'è sempre la tendenza di dire abbiamo complicato la vita, le aziende, i cittadini, eccetera, per poi scoprire che ci sono dei vantaggi enormi per lo Stato, per la lotta all'evasione, per tante altre cose. E quindi fatturazione di sicuro, ci sono paesi che vorrebbero adottarla, ma continuano a rinviare, oltre che per le proteste, dicevo anche perché non riescono a far funzionare i sistemi. Se hai fatturazione, ad esempio, dove c'è lo Stato come centostella, un architetto per noi che veniamo dal mondo delle architetture, no, un'architettura pericolosa, avere un unico nodo chiamato sistema interscambio che riceve tutte le fatture e smista tutte le fatture verso i destinatari, quindi deve essere robusto, deve esserci un'esperienza importante nella progettazione dei sistemi, nel collaudo di questi sistemi e nella sicurezza soprattutto, no? Perché rompere la sicurezza di questo ecosistema vuol dire compromettere naturalmente riuscire a fare frodi che sono molto molto importanti anche per l'economia, no? Per le casse dello Stato. Citavi la PEC, dove assolutamente siamo l'unico esempio, no? In Europa di delivery
che funziona dal 2006 ormai, e con milioni di utenti, miliardi di messaggi scambiati ogni anno lì, e la REM in realtà, se uno la va a leggere, è quasi una copia della PEC, è soltanto perché chi ha scritto quello standard iniziale si è ispirato all'unico caso di successo esistente, e dopo noi ed altri operatori italiani abbiamo contribuito in maniera decisiva a fare, con la nostra esperienza, era uno standard che non poteva interoperare, non aveva gli elementi per poter trasmettere da un gestore all'altro o da uno stato all'altro, e abbiamo pecciato, lasciami usare questo termine tecnico, quello standard. Abbiamo fatto delle proposte, la commissione ESI le ha subito accettate perché erano sensate. Abbiamo promosso i plug test europei, sono dei test di interoperabilità in cui chiunque può presentarsi e provare a vedere se le implementazioni parlano davvero fra di loro. Vengono testate le implementazioni, ma anche lo standard stesso, perché se gli operatori interpretano lo standard in un modo diverso e ci sono degli errori di comunicazione, vuol dire che lo standard non è abbastanza chiaro e quindi va rivisto. Si sono presentati dei soggetti extraeuropei da altre parti del mondo come osservatori, perché interessati a questo standard. Quindi lì abbiamo davvero fatto scuola. Esiste fra l'altro un rapporto proprio della commissione ESI, che è la parte dell'ESI, dell'ente di standardizzazione europeo, che si occupa di queste cose, firma e standard legati alla crittografia in particolare, e cura anche lo standard REM, che dice che i passi avanti sono stati fatti grazie al contributo fondamentale dell'Italia. Quindi è un riconoscimento. Assolutamente, ma anche qui, perché poi entro in modalità berserk su queste cose, noi sottovalutiamo il fatto che in Italia abbiamo una cosa chiamata AGID, che abbiamo da 12 anni, perché era governo Monti 2012, se ricordo bene, e fa un sacco di cose interessantissime. Ne dico una che mi sta molto cara, molto a cuore. Per esempio, l'AGID cura un fork di Bootstrap, che è una libreria di front-end, va bene, definiamola così, perché prende il progetto originale open source, lo forca Bootstrap Italia, e Bootstrap Italia, oltre a dare un language system unificato per la PA, in modo che l'accordion usato da tutti i siti della PA sia lo stesso, ma dovendo funzionare per la PA è accessibile. Quindi AGID crea, ultra semplificando, perché è una libreria di front-end patte finita, ma solo di stili e alcuni componenti, va bene, ok, ma accessibile. E quindi abbiamo lo Stato che ci aiuta a far sì che le applicazioni web o le app che facciamo siano più inclusive, che qualcosa di fondamentale. Quindi parte delle tasse che paghiamo alte, va bene, tutto quello che si vuole, ma davvero il lavoro che AGID e i suoi partner come Aruba fanno passa, a mio avviso, troppo inosservato, ed è sbagliato. Sì, sono d'accordissimo con te. Poi, fra l'altro, AGID si chiama così da quando raccontavi tu, ma prima ancora c'era il CNIPA, poi DigitPA, sono tutte, cioè è un lavoro che prosegue da tantissimi anni, no? Hanno posto le basi davvero della sottoscrizione elettronica in Europa, hanno creato le basi per la conservazione a norma dei documenti, che non vuol dire salvare su uno storage da qualche parte, vuol dire garantire che quel documento sia leggibile fra 20 anni, cioè preservare la memoria digitale.
E non è banale, in Europa non capivano questa cosa. Nell'ultima versione del regolamento EIDAS hanno introdotto la conservazione a norma, la digital preservation, che è quello di dire io memorizzo un documento, ma ne garantisco anche la leggibilità nel tempo, una cosa molto molto importante, no? Leggibilità cosa vuol dire? I formati. Oggi ho il formato Adobe, quello che si apre con, insomma, il formato PDF. Certo. Chi mi garantisce che fra 30 anni esistano ancora dei visualizzatori capaci di interpretare il PDF? E si va a cascata fino a quando conservo dei testi in latino, chi mi garantisce che fra 30 anni ci sia qualcuno in grado di capire? Devo conservare il dizionario? Certo. Devo conservare macchine virtuali che siano in grado di far girare quel programma che mi fa vedere le cose? Quindi è una cosa complessa, naturalmente non si può andare avanti all'infinito in questa catena, e quindi definire un processo di conservazione dei documenti vuol dire anche capire fino a che punto mi devo spingere per garantire la vita di quel documento. Sono documenti che devono vivere 10 anni, e garantisco che fra 10 anni saranno ancora intellegibili dalla popolazione, dall'utenza di riferimento. Documenti devono sopravvivere per ancora tanto tempo. Quindi siamo all'avanguardia da questo punto di vista. Dicevo, per me, ritornando al discorso iniziale, l'occasione unica di lavorare per un'azienda che ha fatto a services, di cui mi sono occupato praticamente dall'inizio della mia carriera, e che fa cloud computing, passando dall'altra visuale, no? Dalla vista del system integrator che integra servizi e che usa il cloud come abilitatore per sviluppare e offrire questi servizi, a chi sviluppa direttamente il servizio, chi sviluppa direttamente la piattaforma cloud. Quindi atterro nel 2017 in Aruba e occupo il ruolo di cui si parlava all'inizio. Sì. E tra l'altro io mi volevo agganciare proprio al discorso del cloud computing, perché se è vero che Aruba è un nome notissimo, se pensiamo alla PEC, se pensiamo alla fatturazione elettronica, io ho il mio, ciao Claudio, ho il mio personal trainer che non ci starà ascoltando in questo momento, ma che mi manda le fatture elettroniche tramite Aruba. Sicuramente conosciamo tutti di fatto la Aruba hosting o VPS. Mi sembra che non ci sia la stessa consapevolezza diffusa, ok, parlando di diffusione, su tutto il resto, perché c'è tanto di resto. Adesso vorrei provare a parlarne, ci diamo un ordine e quant'altro, però che sia il fatto che avete un'infrastruttura che è tutt'altro che banale, non sono quei due data center lì e se va giù, o avete tutta la parte di Aruba Cube, che è un progetto interessante che anche l'interazione col mondo, diciamo, accademico, e vorrei parlarne perché ci tengo. Forse non tutti sanno che i domini.cloud li gestite voi, poi parliamo anche di quello. Cioè, diciamo che Aruba è un po' vittima, ha un nome che la precede talmente tanto da offuscare altre cose interessantissime, importantissime, che invece fa. E quindi mi piacerebbe, visto che parliamo a ruota libera, stiamo chiacchierando, provare a farle emergere, no? Quindi sì, chiarissimo. Fai, come hai detto giustamente tu, principalmente Aruba viene associata alla PEC, al servizi di fatturazione elettronica, che fra l'altro sono stati lanciati, no, da quando è entrata in vigore la fatturazione prima obbligatoria per le PA e poi anche per i privati, ma non da tantissimo tempo, alla fine 2018 credo, e poi l'obbligo per i privati
no, 2018 fosse obbligo per i privati, uno o due anni prima per le pubbliche amministrazioni. E naturalmente molto nota Aruba inizia, no, nel mondo dei servizi di web hosting, registrazione domini, eccetera eccetera, quello che magari non emerge o non è noto a chi ha la visione tradizionale dell'azienda Aruba è che ha un network di data center che rispetta tutti i massimi livelli standard di qualità e sicurezza, no? Tier 4 per intenderci, 200.000 metri quadrati di data center proprietari sul territorio italiano, quindi non solo i due data center storici, no? Arezzo IT1 e IT2 nel centro Italia, ma il campus di Ponte San Pietro, provincia di Bergamo, prossima inaugurazione un data center, un campus su Roma. E all'inaugurazione mi invitate? Assolutamente. Bene. Sì, sarai il benvenuto. E dovrebbe essere nel corso di quest'anno, insomma, un altro tassello molto molto importante, un data center vicino alle pubbliche amministrazioni. A volte sembra assurdo, no, nel mondo del cloud computing dire ho già dei data center in Italia, devo essere vicino, ma comunque ha una sua importanza essere a Roma per noi. Pubbliche amministrazioni centrali, naturalmente, no? Quando uno parla di Roma. C'è un altro data center di proprietà in Repubblica Ceca e con delle reti di partner. Abbiamo anche dei data center partner in Polonia, in Varsavia, in Germania, Francoforte, Francia, Parigi e Regno Unito, Londra. Quindi, quando uno entra, diciamo, nell'offerta cloud di Aruba, inizia a configurare magari i suoi servizi cloud, ha questa scelta qui. E magari non è noto. Naturalmente il più grande orgoglio sono quelli di proprietà costruiti in Italia, perché sono interamente progettati da Aruba, sono, ripeto, rispettano i massimi standard di qualità e sicurezza, sono, noi chiamiamo green by design, vuol dire sono progettati per sfruttare al massimo l'energia pulita e avere un impatto minimo sull'ambiente, no? Quindi tutti i data center, quando verrai a visitare o quello di Ponte San Pietro, quelli prossimi a una versione a Roma, vedrai, sono tutti coperti da pannelli fotovoltaici, sfruttano al massimo l'energia del sole. E a Ponte San Pietro c'è una centrale idroelettrica accanto al data center con cui riusciamo a produrre energia pulita. Lo stesso raffreddamento dei data center viene fatto con geotermico. Quindi c'è un'attenzione particolare, una progettazione fatta da diciamo tutta in casa, tutta da competenze nostre. E appunto, quelli sono, i data center sono la base, e poi c'è tutta l'offerta cloud, che di nuovo magari è meno nota, no? Oppure, ma adesso ci arriviamo. Si pensa all'offerta cloud di Aruba, okay. Come altro, magari, ecco, poi ti lascio spazio magari a dire qual è la tua percezione, magari e rendo il discorso aperto. Siamo tanto altro, ripeto. Abbiamo una divisione enterprise che si occupa di accompagnare i clienti, non solo, cioè il cloud non è soltanto ti do il servizio e lo usi, ma alle volte ti accompagno nel percorso di adozione del cloud, ti do dei professionisti che ti guidano nelle scelte, nel pianificare e nel portare a termine un progetto di adozione del cloud. Quindi, ripeto, naturalmente la percezione storica è quella dei servizi più tradizionali, ma in questi anni Aruba, diciamo, è cresciuta nella sua offerta in tanti altri settori. Curiosità, addirittura una squadra che partecipa al campionato del mondo di Superbike, che da due anni è campione del mondo sia come team che come piloti della Superbike, in collaborazione con Ducati, naturalmente, con Ducati Corse. Quindi, vabbè, per dire delle curiosità, allora mi lancio anch'io sulle curiosità. Prima hai citato Regno Unito
E voi avete completato la migrazione nel data center di Bergamo di uno dei sistemi, diciamo, di borsa, che è Euronext. E Euronext prima stava nei data center di Basildon. Basildon è la città natale dei miei amatissimi Depeche Mode, cioè io credo che sia piuttosto nota la mia passione per questo gruppo, e quindi quando l'avevo letto ho detto oh wow, tu guarda, quindi curiosità per curiosità. Sì, 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 il più grande mercato paneuropeo, no, di trading fondamentalmente, Euronext era lì a Londra, appunto, dopo la Brexit ha dovuto, certo, migrare per un mercato ragioni, Euronext è un mercato da più di 3 miliardi di più di 3.500 miliardi di valorizzazione movimentata, di capitalizzazione più corretto. Ok, quindi è un sistema grosso. Sì, ha scelto i data center di Ponte San Pietro per portare la sua infrastruttura. Naturalmente è stato un progetto che, no, di cui l'azienda va molto fiera. E la prima cosa è l'impatto, no? Sono venuti a vedere i data center fisicamente, come vengono gestiti i servizi, e dopo hanno scelto, ma è stato un percorso che ha portato poi alla migrazione completa di quei servizi lì. Wow. E questo naturalmente è uno di quegli elementi, no, che fanno capire come dopo sia Aruba sia molto di più rispetto a quella che è la percezione un po' più classica dei suoi servizi. I data center costituiscono davvero l'eccellenza assoluta del gruppo, quello che poi tutti i giorni noi cerchiamo di fare nel lavoro quotidiano è creare servizi che girano all'interno dei data center e che abbiano almeno l'ambizione di dare altrettanta qualità, non solo percepita, certo, ma reale, rispetto ai data center su cui girano, insomma, questa è la... Certo, assolutamente. Quindi dicevamo, cioè, avete un'offerta di vero e proprio cloud computing, perché alla fin fine voi avete cloud storage, database, PaaS, avete Kubernetes gestito. Sì, allora... Anche qui inizialmente a percezione vado da Aruba, compro un cloud server, no? Il WPS tradizionale. Certo. In realtà l'offerta è molto più ampia, naturalmente non è un'offerta che può essere paragonata a quella degli hyperscaler, ma è un'offerta comunque che indirizza la maggior parte delle esigenze, no? Di chi cerca il cloud, cioè di chi vuole adottare il cloud, quindi quei servizi lì continuano a esistere, perché comunque in molti casi il WPS soddisfa tutte le mie esigenze, ma c'è anche un'offerta di virtual data center, in questo caso fatto con VMware Cloud Director, però al di là della tecnologia che c'è dietro, ho la possibilità di creare il mio data center virtuale, ho la possibilità di avere un object storage, c'è l'offerta object storage, ho la parte platform, quindi la possibilità di avere un'offerta più orientata a chi sviluppa le applicazioni. E in particolare sul mondo platform c'è la possibilità di avere una piattaforma basata su Jelastic, fondamentalmente un sistema di container as a service, dove si trovano poi una serie di strumenti, un marketplace dove si possono gestire vari pezzi, insomma, a seconda delle esigenze. Come dicevi, c'è un'offerta di database as a service, in questo momento è limitata a database relazionali. Ma vabbè, però voi fate MySQL, fate Postgre, fate SQL Server, diciamo che regola 80-20 è il 95% del mercato.
Assolutamente, hai assolutamente ragione ed è quello che poi ci ha portato a fare inizialmente, no, la scelta di andare in quella direzione lì e poi naturalmente l'azienda valuta costantemente quali sono le opportunità di ampliare l'offerta. Nel corso dello scorso anno abbiamo lanciato l'offerta Kubernetes as a Service, come dicevi anche tu. Via via stiamo cercando di andare incontro a chi sviluppa il software, no? A chi non vuole soltanto l'infrastruttura, ma a chi vuole piattaforme per accelerare la parte di sviluppo. E continueremo ad ampliare l'offerta. Abbiamo avviato ormai da diversi mesi questo percorso che noi chiamiamo di cloud transformation, di ammodernamento della nostra offerta. Continueremo ad aggiungere nuovi servizi, ascoltando poi sempre i feedback degli utenti, che sono importantissimi, cercando di capire se la direzione stiamo prendendo è quella giusta oppure se dobbiamo Tu correggerla, non lo insomma. sai, a parte che adesso ti faccio una domanda, tu non lo sai, non abbiamo, non c'era motivo che venisse fuori, te lo dico adesso, io, ma credo sia stato il 2016 o qualcosa del genere, è passato tanto tempo, ma avevo fatto una giornata di consulenza per voi, sono venuto un giorno a Firenze. Ma tanti anni addietro, cioè davvero sarà stato il 2016 o forse addirittura prima, più facilmente prima che dopo, perché sostanzialmente ero stato intervistato, cioè è stata una giornata un po' particolare, relativamente a come altre piattaforme gestissero, cioè permettessero, implementassero sul loro dashboard alcune modalità di gestione dei server virtuali. A parte che, segreto di Pulcinella, io lavoro con AWS ed Azure, quindi le domande che mi erano state fatte era su come le dashboard, la dashboard di Azure, la console di AWS, hanno due nomi differenti, ci siamo capiti, e quindi posso, non dico Il testimoniare. benchmark poi alla fine è sempre quello, no? È quello a cui uno deve guardare per capire se sta offrendo le cose giuste, poi naturalmente differenziarsi, no? Perché, come dicevo prima, inseguire quel tipo di realtà non è alla portata, ma cercare di fare qualcosa che vada comunque nelle direzioni dei clienti e magari in alcuni casi possa risultare addirittura più adatto a un certo tipo di cliente, quello sì, è quindi corretto avere sempre in testa No, così, così l'offerta. secondo me stai, cioè per me concordo sul concetto, tant'è vero che anche quello che ho messo nell'abstract della puntata, però secondo me stai fin troppo sminuendovi, cioè così lo dico io, cioè premesso che uno dei miei lavori come consulente cloud è essere anche un po' un analista, cioè guardarmi attorno, sapere cosa c'è sul mercato, perché devo supportare i nostri clienti. Poi vabbè, ho delle collaborazioni in corso anche con l'Osservatorio Cloud del Politecnico di Milano, quindi tanto più. Però alla fin fine, cioè, voi avete data center distribuiti, avete delle availability zone. Se io tiro su un'istanza Kubernetes gestita vostra, voi di base dichiarate uno SLA di 99,98%, ora per una enorme quantità di mercato va ultra bene, anche perché, spoiler, ma per dire, io adoro, non ho difficoltà a dirlo, parlavamo di database, ho detto solo relazionale, va bene. Io ho tra le cose che mi piacciono tanto di servizi degli hyperscaler, parlavamo
faccio un nome, potrei farne un po' per AWS, un po' per Azure, chi se ne frega, però Cosmos DB di Azure, bello, personalità differenti, puoi usare, lo puoi interrogare con un simile SQL, puoi usarlo chiave valore, puoi fargli impersonare Mongo, georeplica attiva aggiornata al 99.9 percentile entro 10 millisecondi, cose del genere. Poi quante volte l'ho visto usare in un progetto vero? Io zero, anche perché giustamente costa un botto, perché garantire quella roba lì costa un botto, quindi tante volte costa un botto e poi crea lock-in dal mio punto di vista, no? Dal punto di vista dei puristi anche della progettazione, perché una volta che inizio a usare quel tipo di in maniera spinta quel tipo di soluzione, dopo non posso andare dall'altra parte se non modificando le applicazioni. Quindi anche la questione del lock-in, secondo me, è una delle cose molto molto importanti. Poi dicevi availability zone, sì, cioè se uno va a creare un cluster, diciamo Kubernetes, sulla nostra offerta a disposizione, cioè può creare node pool su tre diverse availability zone, quindi dal punto di vista poi degli SLA assolutamente riusciamo a garantire esigenze che vanno dal singolo, cioè dall'utente, dallo sviluppatore alla realtà enterprise che ha bisogno di business continuity, di SLA, adesso di, per chi mastica i termini, no? Di RPO uguale a zero e di RTO tendente allo zero, insomma, quindi riusciamo a coprire quelle esigenze lì, soprattutto poi al di là poi dell'offerta che c'è sulla parte online, in molti casi con soluzioni custom, ripeto, disegnate col supporto di professionisti di Aruba che guidano il cliente, non solo da, cioè non ti dico usa questa parte di cloud, ma ti seguo dall'inizio alla fine nel tuo processo. Ecco, una cosa in cui crediamo molto, adesso se citato, hai detto giustamente un servizio che concordo con te, fantastico dal punto di vista di come funziona, di come delle garanzie che dà e di quanto, diciamo, scarica chi sviluppa le applicazioni da determinate problematiche, fermo restando che poi sei d'accordo con me che poi se lo sviluppatore non sa cosa sta facendo, anche se dall'altra parte c'è un sistema fantastico, prima o poi incorrerà in un problema. Assolutamente. Bisogna, qualunque sistema mi facilita il lavoro, però devo conoscere. Non posso dire, siccome è affidabile e lo sviluppa qualcuno, allora lo uso ad occhi chiusi. Per noi invece il fatto del non creare lock-in, di usare quanto più possibile tecnologie che non ti legano al cloud service provider è un qualcosa di molto molto importante e lì magari ho la possibilità di riagganciarmi a questa realtà che citavi prima, che il Aruba Cube, sì, perché lì voglio arrivare. Aruba Cube e il Lico, cioè per dire, perché nell'ottica del dire, tu prima hai detto posso creare un cluster Kubernetes che spanna su availability zone differenti. E mi prendeva a parlare di Aruba Cube, proprio per sottolineare che voi non prendete Kubernetes upstream o una distro, la piazzate sulla vostra infrastruttura e finisce lì da utenti, ma voi state contribuendo attivamente all'ecosistema cloud native con questa iniziativa che è Aruba Cube, e vorrei parlarne un pochino perché ha senso. Sì, no, è una cosa a cui tengo particolarmente, insomma, perché è un'iniziativa che è nata nel corso dello scorso anno dalle nostre collaborazioni con Politecnico di Torino. Noi abbiamo diverse collaborazioni con università e enti di ricerca perché crediamo comunque che
non si possano avere sempre tutte le competenze, no? Ci sono delle competenze che uno ha in casa e delle competenze che possono essere trovate da collaborazioni con chi fa ricerca spinta in determinati ambiti, e dall'unione del mondo dell'industria, del mondo delle aziende, del mondo della ricerca, alle volte vengono fuori delle iniziative davvero molto molto interessanti. In questo caso è LICO, che è questo progetto open source. LICO sta come sigla per Liquid Computing. È un progetto che nasce all'interno del Politecnico di Torino, creato da un docente esperto di reti di calcolatori, vecchio stampo, insomma, che nasce appunto come iniziativa open source, inizialmente sviluppata da studenti, da appassionati, da tesisti, eccetera, eccetera. Inizia ad avere una rilevanza particolare, inizia ad attrarre l'interesse di aziende, di anche grossi player, e a un certo punto si crea questa opportunità appunto di creare uno spin-off del Politecnico di Torino, e questo spin-off diventa questa realtà che si chiama RubaCube. È il nostro centro di competenza su tutto quello che è il mondo cloud native, tecnologie abilitanti, diciamo, per il cloud native, e nel contempo abbiamo ereditato questo progetto, nel senso che continua a essere assolutamente un progetto open source, aperto, eccetera, eccetera. Naturalmente, come ogni progetto open source, ha bisogno di qualcuno che contribuisca, che sono bei progetti open source, ma se nessuno sviluppa, il progetto resta lì, e se nessuno dà supporto, è difficile adottare una tecnologia open source in contesti mission critical, in cui sì, lo adotto, ma se poi c'è qualche problema, la prima cosa che vado a guardare è la comunità che c'è dietro. E quindi abbiamo creato questa iniziativa davvero interessantissima, che sta suscitando un interesse incredibile, e si è riusciti anche a fare un qualcosa che ai miei tempi era difficile pensare, no? Uno fa l'università, poi o resta nel mondo dell'università e della ricerca, oppure va nel mondo dell'azienda. La cosa incredibile che siamo riusciti a creare noi è che ci sono delle persone che hanno iniziato all'università facendo la tesi sull'ICO, e come naturale conseguenza stanno continuando quell'attività nel mondo dell'azienda, ma non snaturando la loro propensione. Loro stanno continuando a fare un qualcosa che è ricerca, sviluppo, innovazione, perché l'ICO è una piattaforma innovativa. Quindi abbiamo anche creato un modo per fare cose interessanti all'università e proseguire nel mondo dell'azienda senza doversi adattare magari a fare qualcosa che, o senza dover scegliere, o vado a lavorare presso un'azienda o faccio il ricercatore, eccetera, eccetera. Questa è una cosa molto molto interessante. L'ICO come piattaforma ha suscitato, ripeto, un interesse importante da parte di player, alla conferenza su Kubernetes, insomma, quella che viene organizzata tutti gli anni, abbiamo scoperto che c'erano delle istituzioni governative di altri paesi europei che avevano creato delle POC basate sull'ICO, anche in contesti, diciamo, non tradizionali, no? Contesti che loro chiamavano di edge estremo. Certo. Perché fondamentalmente quello che fa l'ICO è consentire di federare cluster Kubernetes che possono girare su qualunque piattaforma, su qualunque infrastruttura. Per citarne una, dico sempre che l'ICO, nei test di non regressione, che gli esperti sanno cosa sono, tutte le volte questi test girano su istanze Kubernetes di Aruba, installate, no, il Kubernetes gestito dei cloud service provider noti, e addirittura su OpenShift. Ok.
perché riteniamo che se questo progetto per essere per continuare a dichiarare quello che fa, ossia federare i cluster Kubernetes di qualunque tipo e ospitati su qualunque infrastruttura, abbiamo bisogno che questa compatibilità continui a essere garantita. E piccolo cosa nota che per noi è molto molto importante, siamo stati invitati da un consorzio, insomma, che ha fatto una proposta per un finanziamento Horizon Europe, non so se è un programma di ricerca dell'Unione Europea che finanzia iniziative innovative. Noi siamo stati invitati a far parte di questo consorzio con l'ICO, che era il pezzo che mancava per la proposizione di questo cosa innovativa che propone questo consorzio, e a breve ci sarà il kick-off. Il consorzio si è aggiudicato il finanziamento e quindi continueremo a sviluppare l'ICO anche in quest'ambito, e integreremo con intelligenza artificiale, perché uno degli obiettivi di questo programma di ricerca è consentire di spostare workload sulla base di dati che vengono da intelligenza artificiale. Quindi diciamo che le applicazioni sono tantissime, ripeto, il prodotto è e resterà sempre open source, perché è nato così. Tra l'altro sta su GitHub, veleggia allegramente per il centinaio di fork e il migliaio di star, quindi... Esatto, poi naturalmente quello che fa l'ICO non è che non lo fa, non esiste dal nostro punto di vista, da quello che sappiamo noi, un progetto open source a guida europea che consenta di fare la stessa cosa indipendentemente dal cloud service provider che ospita la piattaforma. Ma guarda, quindi anche su questo sfondi la caratteristica principale è questa. Anche su questo sfondi una porta aperta, perché quando abbiamo avuto ospiti, non i ragazzi, abbiamo avuto il CTO di Cubit, che realizza un object storage compatibile S3, un cloud storage compatibile S3, bla 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 bla, il tema del come Europa cominciare ad avere asset nostri è un tema importante, perché esiste un problema di dipendenza tecnologica da, non voglio chiamarli fornitori, chiamiamoli partner, va bene, esterni al nostro mercato, che va affrontato come tema, e non avverrà da solo se non mettiamo la nostra parte. Poi mettiamo tutti i link di Lico, tutto ciò di cui stiamo parlando lo referenziamo nelle note dell'episodio, perché così, anzi Marco, se ti venisse in mente qualche ulteriore risorsa che ha senso, mandamela via mail, così quando pubblichiamo l'episodio del podcast nella descrizione mettiamo tutte le risorse. Assolutamente. Niente, tornando a Lico, quindi vi invito, naturalmente so che questo podcast è seguito da tantissimi appassionati anche di sviluppo software, insomma, vi invito ad andare a darci un'occhiata, a suggerire volendo degli improvement eccetera eccetera. È davvero un'iniziativa che abbiamo portato avanti con passione, naturalmente iniziata all'interno di un'università, ma che adesso stiamo portando avanti come spin-off davvero con passione, e lasciamo a disposizione di tutti. Questa è una cosa molto molto importante, e accettiamo naturalmente commenti, richieste, spunti di miglioramento per far sì che cresca sempre di più.
alle volte cresce con più di quanto ce lo saremmo aspettato, insomma, ogni tanto ci chiama qualche grosso, grosso nome da oltreoceano e ci dice: l'ho installato, funziona, ci spiegate meglio se dovessi avere problemi, che forme di supporto posso avere, eccetera. Quindi una delle cose che stiamo facendo è organizzare, naturalmente lì sfruttando la struttura di Aruba che ci viene incontro, no? Tutto quello che già esiste a livello di supporto al cliente a vari livelli, organizzarci per fornire supporto nel caso in cui qualcuno lo volesse, perché come sempre l'open source è una risorsa fantastica quando inizia a essere usato in Certo. ambiti critici o hai degli esperti che studiano il funzionamento dei sistemi, eccetera, eccetera, sono in grado di risolvere i problemi, oppure sei sempre un pochino nel dubbio se l'adotto funziona, ma poi dovessi avere il problema reale, chi mi supporta? Quindi, visto che ci arrivano davvero tanti tanti feedback e tante richieste, i prossimi step saranno quelli di organizzare un servizio di supporto di livello più enterprise, in modo tale che chi vuole adottare l'open source lo prende, lo adotta, eccetera, eccetera, suggerisce, ci fa delle pull request, tutto quanto. Chi ha bisogno di supporto sia ad installarlo che poi a mantenerlo avrà comunque questo tipo di servizio Assolutamente, che... assolutamente. Stavo notando che ti sto tenendo ostaggio da oltre un'ora, ma c'è una cosa che abbiamo accennato già prima, ma della quale voglio chiacchierare perché è veramente curiosa, ed è il fatto che, stiamo parlando di cloud computing, e Aruba è il registro ufficiale del dominio, del top level domain punto cloud. Quindi divertente. Sì, molto divertente. E adesso la storia, ci sono colleghi che c'erano all'epoca e possono raccontarla meglio di me, ma diciamo fondamentalmente che Aruba è conosciuta anche come per la registrazione dei domini. Il punto cloud, il top level domain punto cloud nel 2013, se non ricordo male, se l'è No, un aggiudicato pochino, Aruba. 2014-2015, ma comunque 10 anni fa tutti, eh. Ok, non so perché ricordassi 2013, Vabbè, però. comunque Aruba se l'è aggiudicato e in ballo c'erano grandi Sì, nomi. c'era Amazon, Cioè, c'era Google, c'era quella gente lì, eh. Gente, non voglio, cioè, aziende di quella c'erano quelle portata. aziende di quella portata e invece se l'è aggiudicata Aruba, quindi è il registro.cloud unico naturalmente, perché top level domain ce n'è uno solo, e quindi è una curiosità, detto, che unisce un'altra volta, no, un aspetto storico tradizionale di Aruba, che è quello della registrazione dei domini, con il cloud computing, che invece è una delle cose che è arrivata un po' dopo nella storia della crescita del gruppo. Devo inventarmi perché quando per improve ho scelto il top level domain, sono andato sul punto tech perché mi ha permesso di fare il giochino. Cioè, è vero che il grosso di chi arriva sul nostro sito ci arriva perché fa improve punto tech direttamente, oppure fa www.improve punto tech, ma in realtà noi abbiamo anche il let's, perché e consideriamo quello, perché così c'è let's improve tech, che ci piaceva da matti, e sto cercando qualcosa di un giochino analogo da usare per il punto cloud, ma ci arrivo, eh? Cioè, il mio nerdismo arriverà a farmi trovare una frase che Farti venire l'ispirazione. sì, assolutamente. Tra l'altro, non voglio dire una stupidata, ma quando avevo guardato, mi sembrava che sulla registrazione,
a un piano, cioè la creazione di un account di Aruba Cube avesse anche un qualche cosa che inizialmente si può provare a usare gratuitamente. Se ricordo bene, esiste una trial, un piano trial. Questo per dire a tutte e tutti coloro che stanno ascoltando di provare a fare un tentativo, cioè give it a go. Ma su Kubernetes dici? E non ricordo sulla... su quali servizi, però. E fonda... Sì, sul cloud assolutamente, e sull'offerta Kubernetes c'è la possibilità di provare, e quindi ci sono diversi servizi che possono essere provati in trial. Aruba Cube in particolare e l'ICO è un progetto open source, sì, certo. In realtà i sorgenti sono scaricabili in maniera... No, è che a memoria mi sembrava che ci fossero tipo 100 euro di credito gratuito se provi a creare, se crei un nuovo account per il Kubernetes gestito, e questo può essere un modo per provare l'esperienza senza dover mettere soldi per investire. Quindi per dire, chi ci sta ascoltando, provate. Sì, provare assolutamente, perché comunque magari c'è un pregiudizio iniziale, no? sul fatto che non è l'offerta degli hyperscaler, quindi non è adeguata. Sì, ma abbiamo già detto, si fa un'idea, e abbiamo già detto che da questa probabilmente... trappola dobbiamo, come tecnici, imparare ad uscire. Quindi usciamo da sta trappola, cioè ci sono i 100 euro gratis d'ingresso, uno fa una prova e poi fa una scelta che però non è più frutto di pure congetture, bias o quant'altro, ma frutto di un tentativo. Della sua esperienza, esatto. Sul campo. Esatto. Noi, fra l'altro, adesso racconto una cosa che si aggancia a questo. Nelle nostre collaborazioni con università, eccetera, eccetera, a un certo punto una di queste università che utilizzava un hyperscaler, non faccio il nome, perché in ambito universitario succede, no? Che le aziende che hanno degli accordi qua con l'università dicono: per gli studenti usa il mio cloud, ti do risorse gratuite, poi diciamo ci sono accordi, cose. Quando abbiamo stretto un accordo quadro con una di queste università, ci hanno detto: ci fate provare il vostro cloud, e in particolare in ambiti anche abbastanza critici, che sono quello di creare laboratori di sicurezza, no? Per fare test di cyber security, no? Blue team, red team, eccetera eccetera. Questi organizzatori di questo corso di cyber security, professori, assistenti, ci hanno chiesto di poter usare il nostro cloud, ci hanno dato come feedback: vogliamo continuare a usare il vostro. Quindi anche quelle sono piccoli feedback che per noi sono importantissimi, no? E da parte di chi intanto sta nel mondo della tecnologia spinta, no? E poi ha fatto il paragone, ha detto: io non vedo differenze per cui non dovrei usare il vostro, anzi per specifici casi ci siamo trovati molto molto bene, e quindi vorremmo continuare a usarlo. Poi per noi naturalmente è un'altra delle cose, no, che Aruba finanzia, no, il mondo dell'università in qualche modo, anche dare risorse gratuite per diciamo per l'istruzione, per il mondo dell'università, eccetera, è un modo per dire. Poi se arrivano feedback da questi mondi, no? Dal mondo dei docenti, di chi fa ricerca, eccetera, siamo contentissimi, perché vuol dire che se ci danno un feedback negativo miglioriamo, sì, sì. Capiamo dove migliorare, se ce lo danno positivo capiamo che abbiamo preso la strada giusta. Però per farti un piccolo esempio di come, dicevi te, hanno provato, certo, hanno gratis, perché abbiamo offerto nell'ambito di questo accordo quadro, abbiamo offerto gratuitamente questi servizi, hanno chiesto di continuare. Guarda, non hanno problemi, visto nelle università, lo sai benissimo, ruotano tanti soggetti, non hanno problemi a dire:
chiedo quello di un altro, però il fatto che abbiano continuato a usare il nostro, a chiedere di usare il nostro, è una piccola soddisfazione, vuol dire che c'è la copertura rispetto a quello di cui hanno bisogno, e hanno bisogno di cose molto spinte nell'ambito, certo, di quelle attività. Esattamente. Ma poi anche su questo sfondi una porta aperta, dove per questo intendo la responsabilità sociale delle aziende nei confronti del mondo dell'istruzione, no? Io da marzo 2020 lavoro per un secondo lavoro, per carità, non lavoro principale, lavoro come docente del Politecnico di Milano, School of Management, ma le prime lecture sotto forma di testimonianza le ho fatte ben volentieri gratuitamente, perché sì, e anche oggi sempre noi nel piccolo, che siamo un microbo, ma come Improve abbiamo per tutti gli eventi, il Cloud Day che abbiamo fatto a novembre, l'AI Day di settimana prossima, sarà così per il Web Day di marzo, abbiamo sempre una quota di biglietti gratuiti per le scuole, perché in generale, e magari non piccolissime, cioè, ripeto, noi siamo un microbo, però nel nostro essere un microbo le AI Day di settimana prossima a 130 posti disponibili a sedere in presenza, 11 o 12, non ricordo, quindi sostanzialmente il 10% erano a disposizione gratuita di scuole ed istituti, ma perché più in generale c'è una responsabilità sociale, cioè non c'è un futuro se non investiamo nel nostro futuro come società, come società, non società SRL, SPA, SNC, SARL e quant'altro, ma come società civile. E quindi fate bene. Hai detto una cosa importantissima, tra l'altro si può fare in tanti modi, come dici tu, nel piccolo, ma poi 10% di un evento che di quel tipo è davvero lodevole ed è giusto. Poi si può fare, ripeto, dando le risorse cloud, certo. Si può fare in tanti modi, si può fare, ecco, un'altra cosa che mi viene in mente, no? Noi ci propongono tante volte di fare tesi in azienda, i docenti stessi ci dicono: ci proponete un argomento di tesi. La cosa, un altro feedback che ci arriva e di cui siamo contenti, è che il professore dice: ci piace chiedere a voi perché non chiedete al tesista di lavorare per voi, non dite mai voglio un progetto così, cercate di far sviluppare un interesse, no? Di dare un argomento, ma di non pretendere che quell'argomento vi porti il valore. Ma come si fa a pensare, no, che un tesista mi sviluppi qualcosa per... E quindi anche lì dire, quando noi proponiamo le tesi, piuttosto se non c'è un qualcosa di interessante, e soprattutto se non possiamo seguire gli studenti, non diamo il nome, diciamo: guarda, per questa tornata di tesi non riusciamo a darti degli argomenti interessanti, piuttosto che star lì o a sfruttare lo studente oppure a dire, dare il nome in modo che compaia ma poi non seguirlo. Quindi, cioè, sono davvero tanti modi per supportare il mondo dell'istruzione, e devono essere sempre fatti in maniera disinteressata, dal mio assolutamente punto di vista, no? Cioè, anche lì ci sono delle pratiche che sono quelle poi magari di accaparrarsi i neolaureati più brillanti, di fare quelle azioni lì, dal punto di vista etico non va bene, quindi noi crediamo fortemente che non vada bene, quindi nonostante abbiamo magari queste collaborazioni, questi accordi con le università, non proponiamo mai, no, lista di migliori laureati o cose così, facciamo degli eventi che potrebbero fare innamorare ma in maniera spontanea, dico, gli studenti della nostra realtà, tipo se ci propongono le cosiddette challenge, non so se sono anche al Politecnico di Milano, sono sfide che l'azienda lancia a un gruppo di studenti, fanno un progetto naturalmente nel piccolo rispetto alle loro capacità, si sfidano diversi gruppi di studenti, l'azienda mette l'argomento, la challenge, certo, e loro lo sviluppano.
l'obiettivo non è dire chissà se da uno di questi gruppi viene fuori una cosa che mi fa fare business. L'obiettivo è lavoriamo insieme, porto anche un pochino di come si lavora, eccetera. Magari qualcuna di quelle persone, quando ha finito il suo percorso, si candida. È quella la vittoria, spontaneamente. Certo. No, dice voglio venire a lavorare da voi perché mi piace i vostri valori, i principi, e anche dal punto di vista tecnologico mi attraete, fate cose interessanti, perché se non fai cose interessanti naturalmente vanno i laureati più brillanti vanno da un'altra parte dove gli fanno fare le cose più interessanti. Esatto, questo è assolutamente Paolo. Marco, direi che è arrivato a un'ora e un quarto, sì, direi che userò qua un pochino di tempo per costringerti a dire che tornerai a raccontarci tra un po', tra un anno, quando sarà il momento, qualche novità, perché il mondo in grande evoluzione. Io davvero ti ringrazio veramente tanto, perché il tuo era un angolo che ho voluto fortemente fosse presente nel nostro podcast. Io e te sappiamo che ci abbiamo lavorato un po', no? Sì, ci abbiamo lavorato un po', e anch'io sono contento che alla fine l'abbiamo fatto, e è stato anche divertente. Normale. È molto molto interessante. Adesso ho visto avevo già visto altre puntate questo podcast, devo dire che siamo nel nostro mondo, insomma, c'è la possibilità di parlare di cose davvero che ci appassionano, e questo è molto molto importante. Cioè, è un'ora e un quarto, è volata, e non mi sono lanciato nel CBM Basic V2 perché anch'io sono un commodoriano di ferro, e a casa di mamma c'è ancora il mio Commodore VIC-20 con dietro l'espansione di memoria da 3K grossa, tipo un iPhone Max di quelli di oggi, ed era da 3K. A casa di mamma c'è ancora quello con l'espansione e il mio registratore a cassette della Commodore, quindi una chicca. Non so, io avevo modificato il registratore mettendogli un altoparlante in modo tale da non dover segnare i numerini dei programmi da caricare, ma poter ascoltare, perché non so chi di voi ha mai provato, anche la cassetta del Commodore si poteva ascoltare, metteva dei suoni che ti consentivano di capire quando iniziava un fantastico programma. Fantastico. Le piccole tecniche di hacking, già questa ce la teniamo per la prossima puntata, e andiamo sul turbo tape, lo speed DOS per il floppy. Perfetto, cioè, abbiamo già alcuni argomenti. Abbiamo uno spunto per la prossima volta, dai. Perfetto, allora io ancora grazie a Marco, grazie a tutte e tutti per essere stati con noi. Spargete il verbo, noi mettiamo le risorse nella descrizione dell'episodio, e vi aspetto per le prossime puntate di Cloud Champions. Ciao ancora, grazie. Ciao, buonasera a tutti. Ciao.